Fiat 131, giorni tristi su Radio Godot. Speriamo che questi giorni tristi stiano proprio per finire, visto e considerato che tra pochissimo abbiamo un collegamento molto divertente. Infatti il 7 dicembre al Teatro Brancaccio qui a Roma arrivano i Carta Bianca, ve l'avevo detto, saranno in scena con il loro nuovo spettacolo Siamo Positivi. Ora, il titolo dello spettacolo mi lascia un po' interdetta, spero non si riferisca al Covid perché sennò è un disastro, ma lo chiediamo direttamente a loro, Daniele e Lucio dei Carta Bianca. Ciao, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ti è ben alzati. Meno male. Gli altri sono alzati già da un pezzo, si sono alzati, Lucio. Ecco. Allora ragazzi, partiamo subito dal titolo per favore, Siamo Positivi, ma siete pazzi a mettere un titolo del genere in questo periodo? Ci sembrava proprio giusto invece, no? Essere un po' provocatori, perché Siamo Positivi, come hai dedotto te, potrebbe avere un senso negativo, invece nella realtà dovrebbe essere l'opposto, no? Quindi abbiamo giocato su questa frase che ha cambiato il suo significato, forse per colpa del Covid o forse per colpa nostra, no? Perché c'è sempre questa tendenza a essere insoddisfatti e proveremo in qualche maniera a giustificarlo o meno in questo spettacolo. Se detto così dice, mazza che palle sto spettacolo, invece no, sarà... si ride, ci proveremo. Assolutamente. Anche perché voi, se ho capito bene, andate anche un po' a pizzicare un po' i personaggi di tutti i giorni, no? E proprio la realtà poi della popolazione, della nostra diversità, perché fondamentalmente siamo tutti un po' comici, anche se non lo sappiamo. Assolutamente. Cioè, le situazioni grottesche che ci capitano tutti i giorni, veramente ci renderebbero tutti comici, no? Perché chi è che non vive delle situazioni veramente paradossali, esilaranti alle volte, perché o per i personaggi che incontriamo o a volte anche per a causa di noi stessi, veramente ci troviamo in situazioni a dir poco, ecco, grottesche, come ho detto prima. Ecco, fate conto che io ci ho fatto un programma e che caso dedicato ai casi umani. Fate un po' voi, esatto. Insomma, tirate voi le somme. Ma scusate, c'è una frase che ora non ricordo di chi fosse, però è una frase che mi piace molto, che dice: la distanza più breve tra due persone è un sorriso. Quanto è vera? è vera perché a parte quando si parla di distanze ci sarebbe veramente da aprire una bella parentesi, nel senso che a me oggi fa ridere quanto gli smartphone riescono ad accorciare le distanze ma allontanare le vicinanze, no? Perché tante volte vedi queste persone al tavolino che non si parlano perché stanno tutte prese dal telefonino, però la risata è un qualcosa che unisce in qualche maniera tutti, no? Perché già in un teatro stesso basta uno per contagiare gli altri. Peraltro voi sul palco non sarete da soli, ve la siete scelta bene la persona che vi farà compagnia. Sì, Sara Santostasi che si è cimentata in questo secondo spettacolo con noi. Lei non era molto abituata a fare comicità, anzi non aveva mai affrontato questa cosa, e adesso inizia a divertirsi proprio, inizia a sguazzarci nello spettacolo comico. È a suo agio, vi ho perso forse perché so che siete in macchina, ci siete ancora? Sì, ci siamo, okay. Ci siamo, non ci hai perso. Vi avevo perso per un attimo, mi sentivo molto abbandonata, tipico poi nella mia vita, eh. Siamo fuori una chiesa. Ecco, giusto quello ci serve, una benedizione secondo me a questo punto. Allora, potete prendermi per il prossimo vostro spettacolo, secondo me, funzioniamo bene insieme, me lo dico da vero? Sola. Non abbiamo dubbi, guarda, riguardo. Allora, ragazzi, voi sarete al Teatro Brancaccio, chiaramente ne avete fatti tanti di spettacoli, siete abituati, ma è emozionante stare lì dentro? Beh, se uno pensa a chi l'ha preceduto, sente un po' il peso, no? Però è altrettanto vero che paradossalmente noi ci fomentiamo più in situazioni così che magari in situazioni un po' più, come dire, difficoltose, ma perché magari non c'è tantissimo pubblico. Cioè, il mio incubo è fare lo spettacolo 10 persone, quello è brutto. Non parlo con 1.500. È vero. Quando c'è poca gente, poi sai che almeno credo che sul palco credo che si veda ancora di più la reazione del pubblico, essendo poco, magari l'occhio va più spesso verso il pubblico e magari se c'è uno che non sta sorridendo, che fa uno sbadiglio, magari vi in qualche modo vi condiziona. Sì, assolutamente, nel senso che magari hai detto benissimo, in uno spettacolo dove magari potresti trovare un pubblico limitato, sei più condizionato da quei pochi e quindi è inevitabile
improbabile che uno vada a cercarli, a notarli in qualche maniera. Ragazzi, ma voi avete mai litigato di brutto, brutto, brutto? Sì, siamo finiti all'ospedale. Ma un po' meno brutto. Discussioni animate, ma sempre inerenti a quello che facciamo, al lavoro, mai per il resto, no. Quindi un grande sodalizio. Ma a parte siamo due persone che non litigano mai con nessuno, figuriamoci tra di noi. Quindi, sì, evitiamo sempre, tante volte mandiamo giù. È una grande dote. Oddio. Certo, ma poi è pericolosa, perché poi quando uno esplode diventa, non ricorda neanche cosa dice, però diciamo tra di noi queste problematiche non ci sono. Ringraziando Dio non le abbiamo mai. Ringraziando Dio siamo fuori la chiesa. Ragazzi, vi do carta bianca, raccontatemi un vostro caso umano. Ma i casi umani scusate però mi sento un po' abbandonata a me stessa, non avete colto la sfumatura, ho detto vi do carta bianca, cioè sottolineatela questa cosa. È vero, quindi in un certo modo hai già detto che noi siamo i casi umani, no? Quello volevi, alludevi a quello sicuramente. No. Un caso umano, dai. Ma guarda, veramente stai parlando con due casi umani, a parte perché... le persone normali sono noiose, però a noi succedono di tutti i colori, nel senso fuori dal palco e sopra il palco. È sopra il palco, se ti racconto, anzi raccontala di questo, ho parlato allora, solo io. Eravamo a Torino, okay, 3 settimane fa, un mesetto. Vabbè, finito lo spettacolo c'era una persona in prima fila e io ai saluti gli faccio: beh, insomma, ti è piaciuto lo spettacolo, l'hai visto? Questo era un non vedente. E lui non se n'era accorto. E io non me ne ero accorto, insistevo. Io cercavo di lanciare gli sguardi e dire zitto, fermati. Che brutta persona. Che brutta persona, però ci fa tanto ridere. Ma fortuna ridere. Che l'ha presa a ridere anche lui. Però ma sì, perché poi penso che queste persone siano dotate anche di una certa sensibilità e quindi sono anche, capiscono quando viene fatto non per offendere, ma perché c'è veramente un fraintendimento alla base. Ma non è un caso questo, se poi ne posso raccontare altre 10, posso raccontarti quando abbiamo iniziato con i matrimoni, facevamo i trattamenti dei matrimoni, io ero a un matrimonio appunto e Lucio doveva ancora arrivare, è arrivato in un'altra zona di Roma, perché lo chiamo: Lucio, ma a che punto sei? No, sono qui, sto facendo l'aperitivo, eravamo sull'Appia Antica, sto facendo l'aperitivo, sono vicino agli sposi. Lucio, gli sposi qui ancora devono arrivare, dove cavolo stai? Un altro matrimonio. Si era imbucata un altro matrimonio, aveva fatto gli auguri agli sposi, stava facendo l'aperitivo. un genio. È un genio. Se sulla Appia Antica ci fosse solo una villa, invece è pieno. Hai capito? Là si fanno tutti i matrimoni, ora lo sai però. Sì, ora lo so, sai, l'Appia Antica è qualcosa. Ma sui matrimoni potremmo scrivere dei libri, Quando ci vediamo con, non so se conosci, sono molto amici, i gemelli di Guidonia. Come no, siamo amici anche miei. Quando ci vediamo, passiamo le ore a parlare delle figuracce che facciamo ai matrimoni. Una cosa a dir poco terribile. Allora la prossima volta che li incontro glielo chiedo, sappiate che chiederò al trio amico, raccontatemi, i carta bianca mi hanno detto che avete dei trascorsi sui matrimoni, li voglio sapere. Gli aneddoti da figuraccia, di quello devi chiedere. Va bene. Allora ricordo a tutti gli amici all'ascolto, il 7 dicembre tutti al Teatro Brancaccio qui a Roma, perché ci sono i carta bianca con Siamo Positivi. Ragazzi, grazie di cuore, veramente. Grazie a te, è stato un piacere. Salutatemi tutti i fedeli fuori dalla chiesa. Sì, stiamo facendo il segno della croce. Bene, ciao ragazzi. Ciao, grazie. Io e 5 garzoni, un casio, tremoto.